Musica, eventi, enogastronomia e tanto verde. Il centro di Cupertino è stato ricoperto di fiori e piante per esaltare la tradizione florovivaistica locale. Piazza Verde è un momento di cultura in cui vengono valorizzate le radici del territorio e le produzioni tipiche locali. In piazza l'istituto alberghiero di Nardò, il Moccia, ha offerto a centinaia di visitatori piccole e deliziose degustazioni di prodotti tipici locali, piatti a base di orecchiette e pomodorini pregiatissimi con un pesto locale gustosissimo, oppure secondi raffinatissimi a base di gamberi gallipolini. Loro imparano, diciamo, a spadellare, ma soprattutto imparano il contatto con la gente. Questo è un progetto molto ambizioso sul quale, diciamo, abbiamo iniziato a lavorare già dall'anno scorso. Ci interessava Piazza Verde, ci interessava l'idea della sostenibilità ambientale, ma siamo partiti dalla sostenibilità ambientale per arrivare alla sostenibilità alimentare. Oggi sulla tavola spesso arriva tanto cibo che forse, se evitassimo, sarebbe molto meglio per la nostra salute. No, veramente buono, davvero. Si capisce che il prodotto è abbastanza ricercato, che la materia prima è diversa. Sì. No, erano buonissime, mi è piaciuto tutto, il pomodorino, tutto quello che c'era, erano buone. Sono squisiti tutti quanti. Io ho mangiato un poco di orecchiette e maccheroni, che ho gustato molto, e adesso questa bruschetta con i ceci neri, rucola, pomodoro, peperoncino. Complimenti all'organizzazione, siamo venuti a fare una passeggiata ma non ci aspettavamo niente di tutto ciò. Protagonista assoluto in Piazza Verde con il suo vino, i suoi prodotti tipici, i suoi fiori e i suoi frutti, tutto esposto nel centro dove in ogni angolo suonava una band diversa. La mostra della Banca dei Semi Salentina, con il meglio delle colture locali, la mostra dei fumetti e gli show cooking sono stati presi d'assalto dai visitatori. La nuova edizione di Piazza Verde, incontro con il paesaggio, promossa e organizzata da Arbo Verde, sempre in collaborazione con l'associazione Laboratorio di Idee Vico Serpe, è diventata una manifestazione che si impegna a divulgare il concetto del paesaggio per una giusta sostenibilità urbana. Un bilancio molto ma molto positivo, il risultato si vede anche questa sera. Abbiamo aperto una porta per quello che erano le nostre intenzioni. Il verde sì, ma l'ambiente, il rispetto, perché abbiamo fatto piante del territorio per rispettare questa varietà del Salentino, questa biodiversità che è molto di moda, ma che qui c'è un territorio, un'opportunità che è stata dimenticata questi ultimi 50 anni. Quindi abbiamo portato in piazza veramente le piante che erano da qui, erano sempre da qui, non sono state rispettate ma erano qui. Quindi trovate il timo, ma non il timo che si trova nel commercio, ma veramente quello che c'è nelle vostre terre. Ho voluto veramente questo. Dopo, l'altra parte, ho voluto anche una parte più moderna, nel senso del paesaggio moderno di adesso, che sono le perenne e le erbe, ma lì nel rispetto dell'ambiente, perché la gente deve anche capire che una pianta, siamo nel Salentino, non voglio un prato inglese, devo mettere una pianta che qui non ha bisogno di acqua, non è, deve essere assolutamente solo la pianta selvatica del Salentino, ci vuole una pianta anche che viene dall'Australia ma che adegua a questo sole, a questo caldo, ma a questa terra. Quindi se impariamo a rispettare questa terra, possiamo solo lasciare un futuro ai nostri figli. Durante l'inaugurazione le presenze politiche ci hanno invitato a insistere su questo programma, questo progetto, perché di fatto è un progetto. Sicuramente continueremo, perché è una gran bella cosa per la nostra città. A sostenere l'evento le istituzioni e tante associazioni: Comune di Cupertino, Regione Puglia, Galla Terra d'Arneo, AIAP, ANVE, Ordine degli Agronomi della Provincia di Lecce, ARIF, Istituto Moccia, Disteba, Unisalento, Banca dei Semi Salentina, FIDAPA, Società Agricola Cupertino. Un evento importante, la seconda edizione. I vivaisti di Cupertino soprattutto hanno voluto
fortemente questa iniziativa, soprattutto per parlare di paesaggio, per parlare di cultura, per parlare di educazione all'ambiente. Educare soprattutto i più giovani all'ambiente è importante, sensibilizzarli è fondamentale. Queste iniziative, oltre ad avere un carattere culturale e didattico, hanno anche un carattere turistico, quindi per noi è importante che queste iniziative vengano supportate dalle istituzioni.